Buonasera ad Alessandro Lorenzini, torna Domenica Sportsera, l'appuntamento ormai tradizionale della domenica con lo sport su Radio Siena TV, rigorosamente in diretta. Celebriamo una domenica positiva per le squadre senesi. Pochi minuti fa la Mezzana finalmente, oserei dire, ha ottenuto una franca vittoria, una bella vittoria, 90-75 in casa al Palestra contro Biella, una vittoria importante che analizzeremo insieme a Alessandro Bonelli, che è in studio qui con me. Buonasera. Buonasera, buonasera Alessandro. Naturalmente non solo basket, parleremo anche della vittoria della Robur, importante anche questa, molto importante, a Gorgonzola contro la Giana Erminio. Parleremo di basket di Serie C, parleremo di un'altra vittoria importante, quella del CUS Siena Rugby, la decima vittoria consecutiva, un primato importante anche per il rugby. Parleremo di judo, parleremo di volley, come sempre, insomma, puntata ricchissima anche quella di questa sera di Domenica Sport Sera, rigorosamente in diretta come diciamo sempre. Allora, Alessandro Bonelli, partita perfetta, la possiamo definire così, finalmente quella della Sandrif Mezzana, ci voleva una vittoria, lo abbiamo detto, l'attendevamo da tempo, una vittoria anche in questi termini, sia numerici sia come prestazione. Ho riassunto bene, Sandro? Ha riassunto bene, perché è stata una vittoria perentoria, una vittoria che ci voleva, ce n'era un grande bisogno, un ossigeno importante per quanto riguarda la classifica e soprattutto un'iniezione importante per quanto riguarda il morale dei giocatori e dell'ambiente, direi in generale. Dalla società, allo staff tecnico, logicamente ai tifosi. Stasera è stata una vittoria contro una squadra decisamente molto forte come certo. Biella, il secondo posto in classifica. Biella ha dimostrato stasera che non è usurpato, ma che è meritato, oltretutto è una conseguenzialità di annate molto positive da parte della squadra di Biella, che poi ha poco cambiato rispetto al roster della scorsa stagione, quindi mantenendo la guida tecnica e diciamo gli 8 decimi del roster. Per quanto riguarda la Mezzana, logicamente dopo le grandi delusioni, le 3 sconfitte consecutive, 2 delle quali in trasferta veramente sul filo di lana, c'era bisogno di questa vittoria, e Siena ha, secondo me, interpretato perfettamente il piano partita, quello che già anche Mecacci aveva un po' fatto trapelare dalle certo. interviste pre-gara, dicendo che bisognava tenere alto il numero dei possessi, possibilmente far transizione veloce, cercando di trovare la difesa molto forte di Biella, il più delle volte magari impreparata. Così lo è stato sin da subito, con accelerazioni importanti, con Siena che si è fiondata spesso in transizione e andando a realizzare dei bei canestri in velocità. Poi c'è stata qualche sbavatura di troppo in difesa, cosa che ha permesso a una squadra esperta e potente come Biella di poter recuperare nel punteggio e di tallonare Siena con un 7-0 al termine del primo quarto, che è stato molto pesante. Però poi Siena nel secondo quarto ha avuto ancora la forza di far valere la propria volontà stasera di vittoria, e con un grande Ibanks e anche un ottimo Saccaggi, per dirne due, artefici del secondo quarto, si è ancora staccata nel punteggio per un +9. Il terzo quarto, dove Biella ha cercato di recuperare con un Ferguson che sembrava tarantolato, Siena però ha retto bene botta e ha mantenuto inalterato il vantaggio per affrontare un ultimo quarto che non ha fatto altro che ribadire che stasera la supremazia era di Siena a dispetto della forza di Biella. Ecco Sandro, abbiamo detto, poi ci vedremo anche i risultati e classifica, ovviamente in attesa dei commenti da parte di coach Mecacci e gli altri protagonisti dal Palestra.
hai sintetizzato altrettanto bene, permettimi, perché obiettivamente una vittoria che ci voleva, sia dal punto di vista diciamo della classifica, che poi appunto vedremo, sia da quello del morale, un ambiente che insomma abbiamo letto anche sui social in questa settimana ha risentito ovviamente delle partite negative, delle sconfitte, e mi viene da dire ci voleva una vittoria contro una squadra come Biella, cioè una vittoria targata biancoverde, targata Menzana, di carattere, di forza, di morale, diciamo così, no? Sì, una vittoria importante contro una squadra contro la quale era difficile onestamente pronosticare una vittoria sicura o tranquilla, visto anche che poi all'andata la sconfitta della Menzana Biella è stata una delle più pesanti del campionato, quindi contro una squadra molto forte e soprattutto molto forte anche sotto canestro, dove Siena spesso in qualche maniera deve abbassare le armi anche per taglia fisica rispetto agli avversari. Stasera c'era presumibilmente quello che è il miglior, il più forte e il più potente pivot italiano, che è Amedeo Tessitori, extra parentesi Virtus Siena, ma che logicamente è veramente una quercia difficilissima da abbattere. E Siena ha cercato naturalmente di andare spesso in transizione senza che dare il vantaggio alla difesa di Biella di potersi organizzare. L'ha fatto con, direi soprattutto, trascinata dalla mobilità di un ottimo Saccaggi, così come anche direi di un ottimo Sandri e di un tornato a ottimo livello Kisling. Questo dal punto di vista, diciamo, della forza posteriore della squadra, certo. Ma certamente per esempio anche Vildera, in ogni caso, che doveva cedere molto dal punto di vista della taglia fisica, però ha sempre preso ottime posizioni sotto canestro per rendere la vita complicata a Tessitori, e poi un Iben decisamente sopra le righe, che ha fatto pentole e coperchi, ha giocato anche abbastanza bene in difesa, è stato sicuramente mortifero sotto canestro, veloce in transizione, ottimo negli uno contro uno. Devo dire una Menzana che stasera si è espressa bene un po' in tutti gli elementi, e poi ha avuto anche l'aiuto di giocatori che sono usciti dalla panchina, come Casella, come Borzani e parzialmente anche come Simonovic e Lestini, per allungare un po' il roster e dare minuti di riposo importanti, diciamo, agli elementi del quintetto base. Il quintetto base era un altro aspetto importante, ovviamente sottolineato nelle settimane scorse da Matteo Mecacci. Faccio una piccola parentesi, vi aggiorno sulla partita della Pulla del Lemma Villas. Il primo set parla senese nella trasferta sul campo di Tuscania. Lemma Villas ha vinto il primo set 25-23, ottimo l'apporto di Hide Boskvinil, già autore di 11 punti. Questo per quanto riguarda Lemma Villas, ne parleremo nel corso della trasmissione, perché Lemma Villas appunto è in campo in questi minuti. Tornando invece alla Menzana e al basket, guardiamoci i risultati e classifica per capire la situazione della squadra biancoverde con i risultati appunto di questa 22esima giornata del girone ovest di Serie A2, Latina Eurobasket 68-70, Trapani Casale Monferrato 88-74, Treviglio Cagliari 91-84, Reggio Calabria Legnano 75-61, la Sandrif Menzana che batte Biella 90-75, Agrigento Scafati 82-79, Tortona Rieti 74-78, Roma Napoli 93-68. Questa è la classifica, diamo uno sguardo, la commentiamo anche insieme a Sandro Bonelli, unita ovviamente a questi risultati, con Casale Monferrato a quota 34, Biella bloccata dalla Menzana a 28 insieme a Scafati, Legnano e Tortona sono a 26, Trapani e Reggio Calabria a 24, Agrigento e Rieti 22, l'Eurobasket Roma insieme a Latina e Cagliari prossimo avversario della Menzana a 20, Sandrif Menzana 18, Treviglio ugualmente a 18 punti, poi Roma 14, Napoli 6 punti. Sandro. Direi giornata scioccante dal punto di vista dei risultati, visto che le prime 5 in classifica hanno tutte perso. Tutte.
Certo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che per ribadire lo quello detto, che è un concetto. Lo avevi detto Sandro, avevi stato profeta, perché la settimana scorsa mi ricordo avevi detto chiaramente, insomma, non c'è una partita scontata, può succedere di tutto e di tutto è successo in questa giornata, compresa la Mezzana in maniera positiva. Assolutamente sì, ma d'altronde se guardiamo la classifica dobbiamo dire meno male che la Mezzana ha vinto, perché ha vinto Roma, ha vinto Treviglio, ha vinto l'Eurobasket Roma, ha vinto Rieti, ha vinto Agrigento, cioè voglio dire è un campionato complicatissimo dove chiaramente la voglia di vincere, la voglia di ottenere il risultato è predominante magari a quelli che sembravano fino ad oggi valori tecnici conclamati, non spostabili. Quindi magari è più facile giocare contro, in questo momento, contro Tortona o Scafati o Casale, che magari giocare contro Treviglio o contro Cagliari o l'Eurobasket Roma. Quindi è un campionato che, come dicevo magari anche la scorsa settimana, dalla bruttissima sconfitta, pesantissima sconfitta regalata all'Eurobasket Roma domenica scorsa dalla Mezzana, si doveva tirare una riga e cominciare di lunedì sera, esatto, sì. Vista che si giocava in posticipo, sì. Ma insomma, una riga e ricominciare un nuovo campionato. Allora, in questo nuovo campionato la Mezzana ha guadagnato i primi due punti, è attesa una replica, perché la Mezzana ha un'occasione estremamente ghiotta, perché se guardiamo la classifica vediamo Cagliari a 20 e Soundriff a 18 e domenica prossima, anzi sabato ci sarà Cagliari-Mezzana, dove la Mezzana è chiamata anche a cercare di vendicarsi della sconfitta patita in casa e che ha un peso specifico decisamente molto importante nella classifica della Mezzana, sconfitta che fu per 6 punti. Quindi la Mezzana è possibilmente chiamata non solo a vincere questa partita, ma a vincerla anche se possibile di 7. Certo, non sarà questa l'ultima spiaggia, assolutamente no, perché le partite ancora ce ne sono 8, ci sono 16 punti in palio e quindi mai fermarsi solamente al primo ostacolo. Però è ovvio che quella della settimana prossima per la Mezzana è un'occasione ghiottissima per portare nelle problematiche dei play-out anche Cagliari. Certo, non è niente di definitivo, però è chiaramente, visto che l'Eurobasket Roma in questo momento sta scappando perché ha vinto clamorosamente una partita difficilissima, un derby come quello di ieri sera a Latina, perlomeno se sfugge l'Eurobasket Roma si riaggancia Cagliari, che si riagganci magari Cagliari o Latina stessa, che anche lei è andata a inguaiarsi incredibilmente contro un Eurobasket Roma che certo ha voglia di vincere, ma che contro la Mezzana, a parte la vittoria, dimostrò non un granché. Sandro, voglio fare, in attesa delle interviste dalla palestra, voglio fare l'estremamente ottimista, diciamo così, perché tutto sommato hai detto ci sono ancora tanti punti a disposizione, perché non pensare con questa squadra, con questo spirito, con la squadra in questo campionato nuovo di cui hai parlato, di insomma pensare a qualcosa in più. Non voglio fare voli pindarici, perché giustamente le case si costruiscono dalle fondamenta e quindi le colonne portanti sono quelle ovviamente della salvezza da parte della Soundriff Mezzana. Però se guardiamo questa classifica, insomma, non è che siamo poi così distanti da traguardi superiori, chiamiamoli così. No, la classifica è sufficientemente compatta, però evidentemente la Mezzana in questo momento, se oggi finisce il campionato, in questo momento fa i play-out. Certo. Perché a pari con Treviglio, e con Treviglio ha avuto una sconfitta in campo esterno, dovremmo giocarci fra due turni in casa. Quindi in questo momento la Mezzana non può guardare
se non dai guardare per forza in avanti, nel senso certo, per cercare di agganciare qualche squadra, ma in questo momento voli pindarici non è il caso di farli, nonostante la prova confortante di stasera. Ecco, però Sandro, sempre legato però, a questo ecco, discorso, i prossimi tre turni, esatto, i prossimi tre turni Cagliari, sono Latina, Treviglio a Cagliari, in casa con Treviglio e a Latina, quindi sono tre scontri diretti. Se la Mezzana facesse 3 su 3 può anche pensare a qualche cosa di meglio, altrimenti insomma, altrimenti secondo me la Mezzana è bene stia assolutamente con i piedi in terra, perché c'è da capire qual è la vera Mezzana, quella di stasera? Se è quella di stasera è confortante, se è quella dell'ultimo quarto che abbiamo visto a Roma è una squadra sicuramente che dà preoccupazioni. Allora andiamo subito ad ascoltarci quello che ha detto alla fine della partita di questa sera il coach della Sound Reef Mezzana, Matteo Mecacci, dal Palestra. Buonasera, allora innanzitutto complimenti meritati alla squadra, che è la stessa squadra che aveva vinto 2 partite di fila in emergenza contro Agrigento e Trapani, ne aveva perse 3 di fila contro Napoli soprattutto e Roma, buttando via un vantaggio importante nell'ultimo quarto, che oggi per l'ennesima volta, ed ormai penso sia la quarta volta in stagione, si è rialzata nuovamente dopo aver preso tre cazzotti consecutivi in faccia che facevano male, facevano molto male. Marco, scusa, ma questo io onestamente non saprei come spiegarla. Detto questo, bene, buona prova di grande energia contro la squadra più energica del campionato, lo dimostra il fatto che Biella era la prima ed è tuttora la prima squadra per rimbalzi offensivi della Lega, 12.4, 12.6, ne ha preso 12 anche oggi, ma la battaglia al rimbalzo l'abbiamo vinta noi, di uno solo, abbiamo vinto nettamente la differenza tra assist e palle perse e poi soprattutto siamo stati bravi a non calare mai né di concentrazione né di ritmo in attacco, che poi era stato il problema delle ultime 3 partite, perché onestamente la pallacanestro non è solo numeri, però è anche numeri. Questa squadra è la 7ª partita consecutiva che difende, questa squadra aveva nelle prime 15 partite, cioè in tutto il girone d'andata, comprensive delle mie 10, 81 punti subiti di media, adesso ne ha 74 e qualcosa inserendo il dato di stasera. Che cosa voglio dire? Voglio dire che sicuramente è cambiato un interprete dal punto di vista difensivo come Kitzling al posto di Turner, però oggettivamente questa è una squadra che adesso concepisce e ha nel proprio DNA una mentalità che deve partire da dietro e non più da davanti. Oggi però è chiaro che contro una squadra come Biella, che è un'eccellente squadra e che occupa meritatamente la seconda posizione in classifica, serviva anche una buona prova in attacco. Il fatto che l'abbiamo fatta non abusando del tiro da 3 punti, il fatto che l'abbiamo fatta guadagnando liberi, il fatto che abbiamo attaccato Biella per 40 minuti nei suoi punti deboli è prova di grande maturità di questa squadra, che ripeto è la stessa che ha perso 3 partite di fila negli ultimi 15 giorni, oggi era per l'ennesima volta un crocevia della stagione, ha reagito da squadra, ha reagito da gruppo, ha reagito da squadra anche matura. Poi, detto questo, non so cosa ha detto Daniele, ho sentito solo il pezzo finale, ho sentito una parola che mi fa rabbrividire, parlava di playoff. Detto questo, io qui bisogna tenere la barra dritta, il campionato è difficilissimo, il campionato anche oggi testimonia un equilibrio veramente impressionante, penso siamo 6 squadre nel giro di 2 punti, perché le squadre a 20 ovviamente non sono salve, anzi siamo tutte lì,
e le prossime due trasferte, cominciando dalla prima a Cagliari, saranno molto 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 importanti per il rush finale. Oggi contava solo vincere, l'abbiamo vinta non solo di nervi ma anche giocando per larghi tratti una buona pallacanestro, una pallacanestro efficace, e questo ci fa vedere che siamo ancora vivi. Non ci scordiamo delle stronzate che abbiamo fatto prima, però si deve andare avanti, perché se ci si ferma sempre a guardare indietro si rischia di perdere la bussola, che è quello che non deve fare assolutamente questo gruppo, che deve perseguire un obiettivo che è quello del mantenimento a tutti i costi della categoria. Domande? Cos'è successo con Staccaggi quando era tolta l'ultimo momento? Era praticamente sfinito, non ce la faceva più, mi ha chiesto in maniera non garbata, come fa lui, di toglierlo dal campo. Il problema è che non c'è stata mai una pausa di gioco fino a che non è entrato Borsato, e quindi poi ovviamente era stanco, anche se oggi ha giocato meno rispetto alle ultime partite. Sicuramente è un giocatore anche a volte in sofferenza dal punto di vista fisico, ma che non si risparmia mai e gioca sempre sul dolore, ed è un giocatore umorale, perché cioè, non pensiamo che questa settimana, che poi è durata 4 giorni perché abbiamo giocato lunedì, martedì ci siamo riposati, mercoledì abbiamo ripreso gli allenamenti, sia stata una settimana semplice dal punto di vista del nervosismo. Cioè il nervosismo questa settimana è stato dilagante, e la forza mentale che ha dovuto fare la squadra per arrivare ad approcciare una partita in maniera nervosa ma serena, che può sembrare un controsenso detta così, ma la realtà è stato veramente importante. Cioè oggi Biella si è presentata qui assolutamente senza pressione, la menzana aveva un macigno sopra la testa pronto a cadere, a schiacciare probabilmente, non dico definitivamente perché c'è ancora 8 partite per l'amor del cielo, ma insomma a crepare, a minare le certezze che questo gruppo piano piano sta nuovamente ricostruendo. Quindi che ci fosse nervosismo va bene, non va bene la reazione, ma questa è una cosa tra me, Lorenzo e la squadra, anche perché lui ovviamente è il capitano ed era arrivato a questa partita anche con una squalifica, era stata pagata una multa ovviamente per far giocare Saccaggi, però niente, è successo solamente questo. Il fatto che un giocatore che ha dato tutto è arrivato probabilmente privo di energie fisiche e mentali e l'ha esternato in quel modo, però ripeto, niente di trascendentale, tutte situazioni che fanno parte di dinamiche di spogliatoio. Speri che per non male ora trovate una bella quadratura dopo due sconfitte, dicevi che per dividi. Sì, ma 2,5 diciamo. Sì, vabbè, sì, con Scafati si poteva avere. Due terribili una esatto, brutta. Sì. Due terribili una brutta. A volte sta menzana, a volte sembra quasi di essere convinta di aver raggiunto il risultato e fa un passo indietro. Questa volta dovrà fare un mezzo sforzo per tenere sempre questo ritmo questa sera. Oppure speri che i giocatori abbiano acquisito la consapevolezza e se non giocano così perdono anche contro Napoli e perdono anche contro gli altri. Questa è una speranza che ovviamente tasteremo e proveremo nella prossima partita, che sarà un'altra partita chiave a Cagliari. Io credo che l'indirizzo che deve avere questa squadra tecnico ormai è chiaro, cioè prima parte dell'anno secondo alcuni dovevamo fare i Golden State Warriors, onestamente non lo siamo, e vincevamo solamente quando arrivavamo a 100 punti. Adesso sappiamo che possiamo vincere anche nei punteggi più bassi, sappiamo che possiamo vincere con la difesa, allo stesso modo però sappiamo e dobbiamo essere consapevoli che noi a metà campo per struttura di squadra abbiamo meno vantaggi, perché è normale, cioè abbiamo ali grosse, abbiamo negli esterni, abbiamo un giocatore di grande classe che può giocare fronte e spalle, ma spalle è un giocatore di tocco, non un giocatore di aria come Ibanks, e abbiamo lunghi dinamici ma non di posizione. Quindi questa è una squadra che a metà campo contro le squadre più fisiche fa fatica, ne è stato un esempio la partita con Scafati, ne è stato un esempio anche se abbiamo vinto bene la partita con Trapani, è una squadra che quando abbassa il ritmo perde con Napoli e perde a Roma, al di là che poi Roma con la vittoria di ieri a Latina e a 3 vinte di fila, quindi comunque è in un buon momento. Ormai questa però è la struttura di squadra che abbiamo e dobbiamo cercare di assecondarla, dobbiamo cercare di assecondare, scusatemi, il nostro gioco alle caratteristiche di questa squadra. Il nostro obiettivo è la salvezza,
fossimo rimasti la squadra che prendeva 90 punti di media, 85, sarei stato preoccupato. Adesso lo sono, però onestamente vedo anche una squadra che dietro adesso ci sta, con anche giocatori che a inizio anno erano additati come pessimi difensori. Magari non saranno degli stopper, però non sono nemmeno più i telepass di inizio anno. Questa è l'analisi di Matteo Mecacci. Due aspetti, anzi tre aspetti, che vorrei sottolineare: il fatto che comunque sia stata una vittoria importante, il fatto che non ci si debba dimenticare delle scemate, le chiamo così, del passato, e poi l'alterco con Chiarito, con Zaccaggi, ovviamente perché c'era un problema, no, Sandro, legato a una situazione fisica, a una umoralità del giocatore, a uno scontro, ma insomma, sì, ma cose che rimangono lì, no? Una situazione adrenalinica importante, certo, che chiaramente va capita per un atleta che è impegnato sul campo, quindi se accetti delle situazioni di adrenalina positiva, perché magari riesci a fare un contropiede velocissimo cost to cost in 3 secondi, devi accettare che magari in certi momenti qualcuno si faccia anche trascinare da un'adrenalina negativa, certo, magari con situazioni anche di nervosismo. Stasera chiaramente quello che credo sia importante anche per Mecacci, aver avuto la conferma che il piano partita disegnato in settimana è stato applicato, è stato realizzato. Cioè, questa è una squadra, come ha detto, devo dire, molto bene Mecacci, spiegando un po' le caratteristiche tecniche di questa squadra, è una squadra che, se riesce a giocare su ritmi importanti, e naturalmente deve avere rotazioni necessarie e sufficienti per poterlo fare, altrimenti poi mancano energie, ma è una squadra che ha delle qualità importanti, ha certamente uno dei giocatori più efficaci in attacco del campionato. Stasera c'era uno scontro Ibanks contro Ferguson. Ferguson è il cosiddetto miglior marcatore, ma tanto quanto ha fatto una partita in più, perché Ibanks non giocò la partita contro, certo, contro Rieti. Stasera si è visto 29 i punti di Ibanks, 18 di Ferguson, la valutazione di Ibanks 34, quella di Ferguson 9. Non c'è da fare paralleli, perché sono due giocatori oltretutto che hanno due ruoli completamente diversi, dall'ala forte a Ferguson, che invece è un play e sicuramente probabilmente uno degli uomini più efficaci che ci siano in questo campionato di Serie A2. Però certo Ibanks stasera ha fatto vedere che nella menzana ci gioca, non dico il più forte, ma uno dei più forti americani. Assolutamente. E la menzana ha dimostrato che quando corre riesce a essere pericolosa per tutti. Questo lo dimostrò anche all'inizio contro Scafati, partita che poi dopo purtroppo il segnale di riserva fece vedere che non ce la potevamo fare per più di 30 minuti a quei ritmi. Stasera con più rotazioni l'abbiamo fatto decisamente meglio per 40, con una valutazione che è qualcosa di astronomico contro Biella. La valutazione finale dice Menzana 112 e Biella 62, certo, quindi dare 50 punti di differenza di valutazione è qualcosa di incredibile per una Menzana che stasera ha dato anche un 10 assist più di Biella, 21 contro 11, ha tirato meglio di Biella, ha preso più rimbalzi di Biella. Quindi insomma, partita quasi perfetta, la possiamo definire. Non perfetta, perché abbiamo sbagliato, abbiamo fatto degli errori in difesa gravissimi da non ripetere nella prossima partita di Cagliari. Però certamente una partita fatta assolutamente in maniera molto positiva. Molto positiva. Ci ascoltiamo per chiudere anche quello che ha detto alla fine della partita Daniele Sandri, poi torniamo per la chiusura sulla Menzana. Bella vittoria grazie a uno sforzo di squadra fantastico,
ha una voglia di stare solidi fino alla fine, ha una maturità nel capire quali sono stati i nostri errori e cercare subito in una partita così importante, così delicata, di convertirli in cose buone che sono utili da qui fino a fine stagione per portarci a, chi lo sa, magari raggiungere degli obiettivi inaspettati che nessuno, vista la situazione, si sarebbe mai potuto aspettare. Ma scusa, siamo matematicamente, non penso, cioè la matematica ci dice fuori dai playoff. Io ho guardato la classifica e ce ne abbiamo ancora 8 partite ed è possibile la cosa. È giusto crederci, perché comunque è giusto sognare, perché non bisogna avere paura delle situazioni o paura della peggiore delle cose. Bisogna avere speranza e sognare e cercare di raggiungere l'obiettivo più alto possibile, punto. Allora, in linea teorica sono d'accordo con quello che ha detto Daniele Sandri, perché è bello anche sperare, sognare, certamente, però quello che ha detto Matteo Mecacci è pur giusto, cioè sono parole che non è giusto fare adesso, perché insomma la classifica è un'altra, la situazione è un'altra, una vittoria seppure molto convincente come quella di stasera non può cambiare una valutazione che va fatta in maniera più ampia, no Sandro, su un tempo un po' più lungo. Poi ovviamente se dovessero arrivare, e lo speriamo, 3 vittorie consecutive nelle prossime 3 gare, allora le cose cambierebbero. Cambiano, basta capire da parte del team, della squadra, anche di noi che vediamo le partite e magari le giudichiamo, qual è il vero volto della Menzana. Se è quello dell'ultima parte della partita contro Napoli, certo. o contro l'Eurobasket Roma, e a quel punto questa è una squadra che non ha certamente nessuna possibilità di vincere in trasferta a Cagliari o Latina. Ma se è la Menzana quella per, diciamo, che abbiamo visto stasera per lunghi tratti di gara, è una squadra che giustamente deve andare in campo per giocare le proprie carte a pieno e per intanto non aver paura o timore di nessun avversario, sempre nel senso di rispettarlo. Stasera la Menzana lo si è visto sin dai primi approcci in partita, aveva decisamente paura dell'asse play pivot Ferguson Tessitori. Su Ferguson si è piantato subito Kiesling, che dal punto di vista fisico naturalmente lo poteva in qualche maniera o poteva oscurargli il canestro, e aveva anche qualità importanti di gambe per non avere sempre mismatch o rimanere bloccato sul primo passo di Ferguson, e cercando anche di impedire i rifornimenti per quanto possibile a Tessitori. E questo è stata una cosa dove, diciamo, c'era dei mismatch veramente molto contrastanti, perché Kiesling è un uomo di quasi 2 metri rispetto a un uomo di 1,85 m di Ferguson, così come c'era Vildera che pesa perlomeno 20 kg meno di Tessitori, ma che in qualche maniera con grandissima attenzione e grandissima applicazione hanno ridotto i rischi al minimo, certo. E hanno portato a casa, in qualche modo, fatto modo per portare a casa una partita che ora ridà fiducia. Però bisogna ripartire da Cagliari temendo i giocatori di Cagliari, che è comunque una neopromossa, come se fossero Biella o qualche cosa di più. Perfetto, allora la speranza naturalmente è che la Soundreef Menzana riparta da questa vittoria importante. Io ringrazio Alessandro Bonelli. Grazie a te Alessandro. E naturalmente torneremo a parlare di Menzana all'interno di Basket Forum mercoledì con Andrea Aldini, ma ovviamente anche all'interno di Domenica Sport sera domenica prossima. Grazie Alessandro Bonelli, noi facciamo una piccola pausa e poi torniamo per parlare ancora di basket, di rugby, di judo e poi in attesa delle immagini che in pochi hanno visto purtroppo da Gorgonzola per Gianna Erminio Roburziena. State con noi.
Domenica Sportsera ancora in diretta, aggiornamento della partita della Emma Villas, secondo set a favore di Tuscania, sempre molto equilibrata la partita della Pulla di Volley, 25-22 il risultato del secondo set, quindi 1-1 dopo la vittoria nel primo set della Emma Villas per 25-23. Vittoria importante, parliamo di basket di Serie C della Virtus Adagliana, abbiamo in collegamento telefonico Gabriele Voltolini. Gabriele, buonasera. Ciao Alessandro, buonasera. Vittoria per 51-73 per la Sovrana Pulizia sul difficile campo di Agliana, partita sempre condotta dai ragazzi di coach Tozzi, che portano a casa due punti fondamentali, visto che Firenze ha perso a Livorno e quindi torna in testa alla classifica la Virtus, in coabitazione proprio con Firenze e anche con Lucca, che ha vinto ad alto fascio, quindi un trittico di squadre in testa alla classifica, veramente un campionato molto entusiasmante. Sì Gabriele, vittoria importante anche in vista poi della gara in casa, fuori ancora, se mi confermi, con Castelfiorentino nella prossima giornata, ma è un finale di stagione, come hai detto tu, della regular season veramente entusiasmante, no? E molto incerto. Assolutamente sì, perché i valori si sono veramente coinvolti in queste ultime partite e tutte le squadre adesso stanno lottando per i rispettivi obiettivi, chi ovviamente per le zone alte, chi per ottenere un posto nei playoff e chi per la salvezza, quindi tutte adesso vendono cara la pelle, sono partite veramente molto equilibrate come dimostrano i risultati. Prossimo impegno in trasferta a Castelfiorentino, e probabilmente la squadra più in forma del momento, 8 vittorie consecutive per Castelfiorentino, che si trova al quarto posto in classifica a meno 4 dalla testa, e quindi sarà una gara veramente importante e fondamentale per il proseguo della stagione, visto che poi la Virtus affronterà dopo Castelfiorentino Lucca in casa e Firenze fuori, quindi le prime della classe proprio insieme a Rossoblù. Grazie a Gabriele Voltolini, buon rientro. Grazie Alessandro, un saluto. Allora, prima di parlare anche di Costone, di basket di Serie C Silver, oggi è stata una giornata importante per il Costone Baskin, che ha vinto la propria partita di campionato con il basket Capannori, ma nello splendido scenario del Mandela Forum, prima della finale della Coppa Italia dei grandi della Serie A. È stata una bella giornata quindi per il Baskin, e noi ne parleremo domani nella puntata tutta speciale dedicata al Baskin di Si Fa per Sport, ma insomma celebriamo anche questa su Domenica Sportsera questa bella giornata di Baskin per i ragazzi di Giuseppe Dragone, una bella giornata appunto di sport per il Baskin Costone. Note invece più dolenti, le definisco così, quelle del Costone prima squadra, sconfitto a Prato, abbiamo in collegamento il coach Pierfrancesco Binella, che ringrazio, buonasera coach. Buonasera Alessandro, buonasera a tutti. Sconfitta a Prato che descriviamo come coach? Ma una partita che abbiamo giocato da pari per due quarti, poi all'inizio del terzo quarto siamo rientrati molto disattenti sulle cose che volevamo limitare gli avversari, una squadra di discreta qualità costruita per fare un campionato importante, lì abbiamo subito un break che poi si è rivelato decisivo e non siamo più riusciti a ricuscire, anzi alla fine poi abbiamo anche mollato perdendo anche la differenza canestri, che era di 9 punti, una partita francamente segnata da questi aspetti. Ecco coach, la prossima gara in casa con Pescia, che diventa a questo punto un match molto delicato, molto importante. Sì, queste erano due partite molto importanti, questa e soprattutto la prossima, perché la classifica è talmente corta che se perdi una partita o due partite in fila ti ritrovi poi in una brutta posizione in classifica, quindi domenica prossima in casa con Pescia è una partita decisiva. Perfetto, grazie a Pierfrancesco Binella, come al solito sempre disponibile, anche dopo una sconfitta insomma pesante 79-59 contro Prato, però insomma ci ha descritto bene quello che è successo. Note liete, come dicevo in apertura della nostra trasmissione, per quanto riguarda il rugby, 10ª vittoria per il CUS Siena Rugby. Vediamo però i risultati della giornata, risultati e classifiche del campionato di Serie C di rugby, eccoli qua, la Polisportiva Sieci che perde in casa con Rugby Emergenti Cecina 30-38, Elba Cuspisa 10-15, il Cus Siena che batte al Sabbione l'Acqua Calda Sporting
Piombino per 38-5 nel derby, Lions Amaranto, Cavalieri Prato sesto 19-19, questo è un risultato ovviamente che interessa da vicino Siena, che allunga in classifica, la vediamo insieme la classifica del campionato, 47 punti del CUS Siena, 37 per Lions Amaranto, 28 per i Cavalieri Prato sesto, 27 punti per Piombino e il Baregbi, a 18 punti Cecina, a 16 il CUS Pisa, 2 punti Sieci, 10 punti di vantaggio, quindi la banca CUS Siena che fa 10 lode, con questo 38-5 con cui ha battuto Piombino, una bella vittoria appunto al Sabbione dell'Acqua Calda. Dovremmo avere anche qualche immagine di questa partita con Siena che ovviamente ha conquistato una vittoria importante, una vittoria sofferenza, diciamo così, ma poi arrivata in fondo con questo 38-5. Allora ci vediamo insieme alle parole di Francesco Sacrestano, l'allenatore del CUS Siena, anche le immagini della partita sulle parole appunto dell'allenatore, lo ascoltiamo insieme. Oggi Piombino, Sabbione, oggi uno di Piombino, la squadra terza in classifica, è una squadra che tenevamo parecchio perché comunque è una squadra che ha militato in Serie B, una squadra molto fisica, una squadra molto organizzata con bei giocatori, quindi è una squadra che temevamo parecchio. E sono già 2 settimane che stiamo lavorando proprio in virtù di questa partita. Siamo una squadra molto veloce, quindi abbiamo lavorato su quelli che erano i loro punti di forza e consolidando quelli che sono i nostri punti di forza. Nonostante abbiamo un po' di infortunati, siamo riusciti a recuperarne qualcuno e siamo riusciti a esprimere quello che è il nostro gioco. E quindi è venuto fuori una bella partita. E i miei giocatori hanno interpretato bene la partita a livello tattico e a livello mentale, perché comunque sapevamo la difficoltà di questa partita, quindi il risultato incideva parecchio sul nostro proseguo e quello che è il nostro obiettivo. E voglio fare veramente i complimenti a tutti, come gliel'ho fatti già in altre partite. Ma oggi è un complimento particolare, perché questi ragazzi stanno sacrificando tutto e tutti e lo riportano in quella che è la domenica. Il sacrificio è comunque ripagato da questo, dal bel gioco, dal divertimento e soprattutto dal risultato. E il risultato oggi è stata veramente l'apoteosi, perché veramente vincere contro il Piombino in casa 38-5 non è da tutti e non è per tutti, quindi questo vuol dire che abbiamo raggiunto una bella maturazione individuale, collettiva, tutti, e quindi veramente complimenti a loro, complimenti a tutto il gruppo, perché è il gruppo che sta vincendo, il gruppo che mi ascolta, il gruppo che veramente in settimana lavora perché la domenica vuol fare il risultato. E specialmente a Sabbione, perché a Sabbione vengono le nostre famiglie, vengono i nostri amici, vengono tutti quelli che nel nostro contesto del rugby, e quindi fare un risultato, una bella partita davanti al nostro pubblico ci onora, e quindi in bocca al lupo ancora per quello che è il proseguo. Grazie. Belle parole, unite alle belle immagini del nostro Marco Giudici, ma belle parole dell'allenatore Francesco Sacrestano per questo viaggio del CUS Siena Rugby in campionato. Parliamo ancora di CUS, ma parliamo di CUS e Siena Judo, perché nella Coppa Umbria 2018, trasferta quindi in Umbria per gli atleti del CUS Siena Judo, in particolare per gli under 18 e gli under 15, ottime impressioni per tutti, dovremmo avere anche qualche immagine appunto del CUS Siena Judo, ottime impressioni per tutti gli atleti senesi, hanno raggiunto il podio negli under 15 Laura Palumbo, medaglia d'oro, Giulio Muzzi e Giulia Nocciolini, medaglie d'argento, si fermano ai piedi del podio Tobia Grazzini, Claudia Cepparullo e Matteo Galasso per gli under 18, un'ottima prestazione per Giulia Palumbo che si aggiudica la medaglia d'oro nella sua categoria. Tutti gli atleti hanno combattuto ovviamente al massimo delle proprie capacità, accompagnati da mesti
Cresti e Bugini, come vediamo in queste belle immagini, come sempre forniteci dal nostro Federico Muzzi, che salutiamo per la celerità con cui ci aggiorna anche su questi risultati. Noi adesso facciamo una piccola pausa e poi torniamo per le immagini, i commenti, le interviste sulla vittoria della Robur Siena a Gorgonzola contro la Giana Erminio, quindi state con noi. Eccoci tornati in diretta, mi ha raggiunto, lo ringrazio per parlare della vittoria, della bella vittoria della Robur. Luca Luchini, buonasera, grazie. Ciao, buonasera a tutti. Allora, dobbiamo fare una premessa, perché ovviamente chi ci sta ascoltando, come al solito spero, freme per vedere le immagini, questa volta forse con ancora più frenesia, perché ovviamente dobbiamo parlare di questa problematica che ha avuto la piattaforma di Eleven Sports, di Sportube, perché tante lamentele sono arrivate e sono state raccolte dalla nostra redazione per un servizio che anche in questa giornata non ha funzionato, e questo ovviamente ha penalizzato tutti coloro che hanno comunque versato la quota per vedere la partita in streaming, per vedere la partita della Robur in streaming, e la piattaforma non ha funzionato. Ecco, sicuramente c'è qualcosa da migliorare, lo diciamo perché non è la prima volta che avviene, e lo diciamo perché è un servizio che viene pagato dagli utenti e che non è giustamente elargito invece dalla piattaforma. Io credo più in generale, Luca, che ci sia bisogno di riflettere su questa Lega Pro che deve essere rilanciata. Questo non è il metodo giusto, sicuramente. Ma assolutamente no, non credo sia il metodo giusto, anche perché ho letto che oggi tutta Italia si è lamentata, quindi sono migliaia di persone che, al di là che si versi tanto o poco, non ha importanza. Certo. Noi abbiamo pagato un servizio e vorremmo vedere almeno quello che ci interessa, e oggi fra l'altro io mi sono anche veramente incavolato, perché all'inizio pensavo fosse fra l'altro una cosa che riguardava me e basta, per non cui, sei stato solo, da Siena ero ancora più incavolato. E poi perdere una partita in questa maniera, che almeno vedendo gli highlights sono, è stata una bella partita, oltretutto conclusasi con una grande vittoria, dispiace davvero. Allora, vediamoci i risultati della classifica innanzitutto di questa giornata di campionato, e poi davvero diamo spazio alle immagini. Risultati e classifica di questa 26esima giornata: a Pistoia all'Olbia ha battuto la Pistoiese 2-1, Caporano Piacenza 1-0, a Olbia il Pisa ha battuto la Zachena 4-3, come detto a Gorgonzola la Robur ha battuto la Giana Erminio 1-0, Pro Piacenza Viterbese 3-1, Lucchese Cuneo 0-0, Pontedera Arezzo 0-0, Alessandria Monza 0-0, Carrese Prato 4-0, ha riposato il Livorno. Per questa classifica, poi magari ci torniamo sui risultati e classifica insieme a Luca, Livorno 51, Robur Siena 49, Pisa 47, Viterbese 45, la Carrarese sale a 36, Alessandria Monza insieme all'Olbia 35, Giana Erminio 34, Piacenza 32, Arzachena, Pistoiese e Pontedera 31, Arezzo 28 insieme alla Pro Piacenza, Lucchese 27, Cuneo 23, Caporano 18. Prato chiude con 16 punti. Bando alle ciance, vediamoci subito le immagini della partita fra Giana Erminio e Robur Siena nel servizio, come sempre curato da Giulio Valenti. Serie C, girone A. La Robur Siena, con 3 pareggi alle spalle, può sfruttare il turno di riposo del Livorno per incalzare i labronici in classifica. Mignani sceglie Boulevardi dal primo, Cristiani in panchina. 11 tipo invece per Alben e la Giana. Una Giana che ha vinto 6 delle ultime 7 gare interne. Guberti, pallone telecomandato per Marotta, uscita titubante del portiere Sanchez. La palla schizza in area di rigore, Montesano anticipa il possibile arrivo di Santini. Gerli tocca per Guberti, che gira subito per Boulevardi, ottima trama. Boulevardi va a calciare, coglie la parte alta della traversa, grande occasione. Robur incisiva ed ispirata da Guberti. Guberti pennella per Santini, che la schiaccia, il portiere Sanchez si allunga. Santini aveva preso il tempo a Perico. Calcio d'angolo per la Robur, con Iapichino alla battuta, parte lo spiovente, sbuca Marotta e c'è il gol. Robur Siena in vantaggio, Alessandro Marotta sigla la sua nona rete in campionato. Fuori casa Marotta non segnava dalla gara contro la Lucchese, vinta per 4-1. Un 1-0 meritato, con il Siena che aveva preso in mano le operazioni, presente anche una buona delegazione di sostenitori della Robur nel freddo di Gorgonzola.
angolo ben battuto da Iapichino, ma Rotta arriva da dietro, lasciato colpevolmente solo dalla difesa della Giana. È 0-1. Prova a scuotersi la squadra di Albè. Rondanini, cattiva lettura sul lancio di Greslin, rischia di fare la frittata con l'uscita di Panes. Braga è ben appostato. Iovine sguscia via ad Ambrosio e Vassallo, si accentra in vito morbido per Perna, perna di testa, traversa piena, poi Sbraga spazza via. Matteo Marotta, l'affondo, Marotta innesca Chiarello, Chiarello finte su Rondanini, sinistro strozzato, la palla mette i brividi a tutto il reparto arretrato bianconero. Perna disarciona così D'Ambrosio con l'esterno, Perna la mette per Bruno che lascia per Chiarello, Chiarello si aggiusta il tiro, Mancino che sfiora il palo a portiere battuto. Si aprono spazi per i contropiedi del Siena, fuga di Marotta, cerca di tamponare Perico, Marotta scaglia il destro, palo e altro legno del Siena. Secondo tempo. Manovra nello stretto la Giana, Greselin trasmette a Chiarello che salta a Sbraga, Chiarello tiro deviato da D'Ambrosio, Pane non si fa sorprendere. Iovine, la sua imbucata, lascia rimbalzare Bruno, Bruno si coordina, Sbraga gli sbarra la strada. Ripartenza Robur con lo strappo dato da Boulevardi, si allarga Santini, stringe Marotta, Boulevardi innesca Santini, rincorso da Matteo Marotta, invoca palla al Marotta del Siena, ma Buonalumi capisce tutto. La palla torna però a Santini. Santini punta Matteo Marotta, fortunato nel rimpallo, la serpentina di Santini, il suo tiro sinistro largo, Siena che cerca il colpo del KO, qui con Vassallo che va via, regolare la partenza di Marotta, seguono l'azione Boulevard e Santini, Marotta fa tutto da solo, cerca la soluzione personale, egoista qui Marotta. Largo, Occhia Regullit, ne è entrato, sfida Sbraga nell'uno contro uno, Occhia Regullit cerca e trova Perna, Perna non inquadra la porta. 6 minuti di recupero non servono a cambiare il risultato, la Roburzena si impone 1-0 sul Gian Erminio, Gian Erminio che non perdeva in casa dal 15 settembre, in trasferta in Siena suona un'altra musica, è meno 2 adesso sul Livorno. Meno 2 su Livorno, nona vittoria fuori casa, nono gol di Marotta, una splendida giornata per la Roburziena dopo qualche titubanza nelle ultime 3 giornate, soprattutto nelle 2 gare in casa all'Artemio Franchi. Luca, insomma, ci rivediamo, queste immagini sono belle immagini, anche se con qualche fatica le abbiamo ottenute in questa giornata, come dicevamo in precedenza, una vittoria che fa rosicchiare punti pesantissimi alla Robur, da una parte forse aumenta l'amarezza per i punti persi le domeniche passate, però come ha detto Giulio Valenti, questa squadra in trasferta ha davvero un altro passo. E appunto il problema è questo, cioè dovremmo riguardare tutto il campionato e vedere quante cose abbiamo buttato via in casa e quante cose invece belle, buone e positive abbiamo fatto in trasferta. È quasi inspiegabile onestamente, certo. Perché vedere oggi il Siena, io le contavo, ha avuto almeno 6-7 occasioni da rete pulite, nette. Due legni. E domenica scorsa non abbiamo mai tirato in porta, perché io mi sembra di ricordare che il portiere della Carraresa non abbia fatto una parata in porta, oppure se si va la domenica prima o il Gavorrano, insomma con grande fatica abbiamo trovato il vantaggio dopo che loro avevano rischiato di andare in vantaggio loro e poi ci siamo fatti recuperare, quindi voglio dire, è una squadra dal doppio volto, in trasferta quasi non è più una sorpresa perché dovunque andiamo facciamo terra bruciata, a parte la disgraziata partita di Cuneo e non certo. Abbiamo neanche giocato, e anche quello è un rammarico grosso perché forse era la più facile da dover disputare, siamo stati sempre sul pezzo e abbiamo sempre comandato la partita, che anche oggi, almeno vedendo le immagini, mi sembra che in effetti hanno rischiato molto più loro di noi. Assolutamente. In casa invece si parte bene, si fa una 10 minuti a buon ritmo, poi non si riesce più a trovare il bando della matassa e anche quando, come col Gavorrano, passiamo in vantaggio, dopo ci tiriamo indietro, ci impauriamo e purtroppo regaliamo punti agli avversari. Su questo chiaramente ci sarà da lavorare anche in vista della partita prossima con l'Olbia in casa, però restando sulla partita di oggi, Mignani innanzitutto direi, Luca, ha ormai trovato l'identità di squadra, no? Questo 4-3-1-2 oggi con Boulevardi dal primo minuto al posto di Cristiani, però insomma davanti la coppia Marotta-Santini mi sembra di poter dire che ormai questa, al di là del rientro di Brumath, che oggi non era nuovamente nemmeno in panchina, ma insomma è rientrato dopo l'infortunio in gruppo, questa è la squadra, questa è l'11 che probabilmente vedremo fino alla fine del campionato. Ma direi di sì, fra l'altro anche Rondanini ha fatto bene nelle partite che certo. Ha disputato, insomma da quando è entrato ha fatto bene, oltretutto insomma è stato anche molto incisivo in fase offensiva. È sicuramente la squadra forse più equilibrata, oggi ha giocato Boulevardi, a me piace molto Boulevardi, devo dire, è un giocatore
giocatore che per grinta, per carattere, per costituzione mi piace molto, anche se poi Cristiani quando gioca ha sempre fatto molto il suo. Bene, certo. Io credo che Mignani abbia dato un ottimo gioco a questa squadra e sta a lui ora cercare di trovare la soluzione casalinga per capire se è soltanto un problema di testa, che certo potrebbe anche essere, anche se mi sembra strano perché voglio dire il pubblico senese non è un pubblico che mangia giocatori, oltretutto quest'anno, e questo è un po' un grido di allarme che faccio, il pubblico non sta seguendo numericamente con entusiasmo una squadra che meriterebbe, una squadra pur seconda in classifica, la squadra meriterebbe molto di più, quindi non credo ci sia questa remora psicologica, quindi qualche problema c'è senz'altro. E devo dire che qualche volta Mignani, che per me è molto bravo, non mi trova d'accordo nei cambi, per esempio io Guberti non lo leverei mai, anche quando Guberti è stanco e magari dal pallone stando a sedere, secondo perché me, magari ha quel colpo, no? Ma sicuramente può avere quell'inventiva, quel colpo, quella classe, quel carisma che altri non hanno, infatti anche quando, specialmente partite come il Gavorrano, quando si leva Guberti è quasi dare un segnale di dire ora copriamoci perché bisogna difendere il risultato, con la squadra del Gavorrano bisogna andare 2-0 e poi giocare tranquilli, ecco, quindi io in certe cose, così come mi convince poco nei cambi, perché le nuove regole permettono di cambiare 5 persone, noi sono convintissimo che abbiamo una rosa qualitativamente molto forte, molto più forte di altre squadre, per cui poter cambiare e mettere 5 persone fresche in certi momenti della partita è importante, se lo fai al 90esimo mi cambi 3 persone al 90esimo non serve a nulla, ecco, su questo qualche cosa avrei da ridire a Mignani, anche perché se no gli si dice sempre bravo tutti e non va bene, e non va bene, poi si mette a capo e bene di no, certo. Per il resto ha dato un ottimo gioco e quando si vede partite come queste il Siena fa divertire, ecco, bisognerebbe che in casa fossimo più incisivi anche, qui, anche perché con partite in casa, mentre qui ci riguardiamo il gol di Marotta, obiettivamente lasciato bravo a trovare il pertugio giusto, però lasciato libero dalla difesa della Gian Erminio, quando poi si vedono queste partite e si dovessero vedere anche queste prove di forza del Siena fuori casa, probabilmente questo avvicinerebbe anche più tifosi, no? Per le partite casalinghe, questo sarebbe comunque importante, fermo restando che, come abbiamo visto in classifica, questa Luca è una squadra che al di là delle più rose previsioni è a 2 punti, insomma è a lottarsi il campionato fondamentalmente, pur con una gara in più rispetto a Livorno che ha riposato, pur con tutti i 6 ma di partite in casa che un po' d'amarezza l'hanno lasciata come gusto, però è una squadra che è seconda in classifica, quindi risultati sono importanti. No, ma io condivido quello che ha detto, che probabilmente qualcuno è anche rimasto deluso, perché quando è venuto a vedere giocare il Siena a Siena non ha mai si visto grandi partite. Un po' di più. Eh sì, onestamente abbiamo assistito a partite bruttine, anche quando abbiamo vinto, insomma non è che abbiamo proprio fatto delle cose eccezionali. Però ecco, la classifica dice questo, la classifica però è amara, perché nel momento in cui Livorno sembrava ormai avesse preso il via e fosse irraggiungibile, e Livorno ha battuto in testa, e gravemente ha battuto in testa, ecco, l'anno scorso successo uguale ad Alessandria, però ci fu chi riuscì a approfittarne, no? Nel momento certo in cui la prima in classifica cominciava a perdere colpi, e ne perse tanti per la verità, ci fu chi, come la Cremonese, riuscì a approfittarne, ecco, noi abbiamo avuto 3-4 volte l'occasione di arrivare al ridosso del Livorno, se non addirittura a raggiungerlo, tutte le volte abbiamo fallito. Allora la domanda, compresa quel cuneo, dicevo, di ansia, compresa certo partite anche sulla carta semplici, la domanda è appunto, non siamo ancora forse maturi, forse essendo partiti con altre ambizioni eravamo convinti di dover fare un altro campionato e adesso 3 volte che arriviamo vicini alla meta ci imporiamo, oppure appunto è probabilmente una questione di modalità di gioco. Oggi per esempio io ho visto quella discesa di Marotta inseguita da 6 giocatori, ecco, probabilmente il Siena ha delle caratteristiche come i lanci di Guberti, certo, con queste, che gioca meglio in contropiede più, quando gli altri più fanno più esatto, quando certo gli altri fanno la partita, quando gli altri si chiudono, probabilmente certo lo stesso Santini, che è molto bravo, a me piace molto, però non ha un peso specifico in area come potrebbero avere altri attaccanti, e quindi probabilmente ci sta che noi siamo un po' bloccati in casa perché gli altri si chiudono, poi vengano a giocare a Siena, il Siena certo è il secondo, il Siena ha una storia che insomma il rastrello credo incuta ancora non solo qualche timore, ma portare via il risultato al rastrello è sempre una cosa che insomma, da prestigio, esatto, e allora probabilmente per noi sarà difficile, e purtroppo domenica giochiamo a Siena, quindi c'è da fare poco, bisogna per forza fare di necessità virtù e bisognerebbe vincere una partita assolutamente. Qui appunto ci rivediamo il gol di Marotta, Luca, qualche deficienza della difesa della Giana sicuramente sì, però insomma Marotta giocatore che
è andato ancora a segno, un gol importante, un gol molto pesante. Qui facciamo un applauso anche ai tifosi del Siena presenti a Gorgonzola, ci rivediamo il gol. Ma sicuramente sì, l'hanno lasciato solo, però insomma la Gianni Arminio è una bella squadra, è una squadra quadrata, una squadra che ha fatto risultati, che fino a oggi era fra le primissime. Ora poi certo, basta perdere una partita, in quel gruppo lì sono tutti abbastanza attaccati, ci vuole poco a farsi sorpassare. Per cui voglio dire, vedere che in fin dei conti loro hanno creato questa traversa e poi due tiri da fuori che... Vabbè, giustamente è stato detto, Pane sembrava battuto, ma insomma non sono dei grandi tiri pericolosi, certo, eccetera. Ecco, mi sembra che anche la retroguardia si sia comportata bene. Abbiamo visto un po' quell'incomprensione fra Rondanini e Pane, ma poi per il resto, insomma, ecco, questi sono tiri, sì, che sono pericolosi, ma una squadra che perde in casa, che faccia almeno un paio di tiri fuori dallo specchio della ci porta. Può stare. Ecco, sono risultati anche importanti per la crescita della personalità della squadra, probabilmente anche in riferimento a quello che dicevi in precedenza per le gare in casa, no? Perché comunque andare sul campo della Gianni Arminio, che guidava il gruppo delle inseguitrici dietro le quattro davanti, Livorno, Robur, Pisa e Viterbese, che non perdeva in casa dal 15 settembre, allora il Siena che va, impone la propria legge, va a vincere e comunque nel finale qualche sofferenza ci può stare, però porta a casa tre punti. Potrebbero essere segnali importanti, lo speriamo anche per le gare in casa. Ma sì, il problema però appunto è che ci è già capitato, perché noi abbiamo vinto su campi difficili, Olbia, Carrara, Viterbo, insomma abbiamo fatto dei risultati importanti. E tutte le volte quando gli altri venivano abbastanza intimoriti a Siena, lo si legge anche dalle interviste, no? Dalle provazioni, di Siena, e poi non siamo mai riusciti a imporre il nostro gioco, per cui ecco, bisognerebbe che a un certo momento ci fosse questa crescita anche proprio di mentalità vincente, per cui dire abbiamo giocato ormai con tutti, abbiamo dimostrato che siamo forti con tutti, abbiamo perso con il Livorno in maniera direi abbastanza casuale, perché come minimo il pareggio ci stava e potevamo anche vincere all'ultimo minuto con Emmaus. Abbiamo pareggiato con il Pisa due volte e a Pisa giocando molto meglio di loro. Gli altri li abbiamo battuti tutti, quindi siamo forti. Dobbiamo convincerci in casa, dobbiamo spingere per 90 minuti, sia quando ancora non abbiamo sbloccato il risultato, sia quando siamo in vantaggio, senza chiuderci, perché a volte poi succede come il Gavorrano, se te ti metti dietro ci può essere un rigore un po' inventato, ci può essere un tiro deviato, ci può essere qualunque cosa e te butti via punti importantissimi. Ecco, questo bisogna che Michele Mignani sia bravo, lui e Vergassola, a far capire a questi ragazzi, che poi alcuni non sono ragazzi, che appunto hanno un'esperienza ormai notevole, che questo gruppo è un gruppo che può vincere o come minimo che deve puntare, come io ho sempre detto fin dall'inizio, al secondo posto, perché arrivare secondi in questi play ha dei vantaggi importantissimi. Non banali, sì, sì. Ci vediamo il gol di Marotta, poi ti faccio una domanda, Luca. Questa squadra a questo punto, secondo te, mi riallaccio a quello che dicevi, può davvero provare a fare il colpaccio, cioè sorpassare il Livorno, al di là della gara in meno che hanno i Labronici che oggi hanno riposato, oppure insomma deve consolidare il secondo posto, alla luce anche dei risultati, la sconfitta della Viterbese e dell'equilibrio di questo campionato? Secondo me deve sicuramente provare il colpaccio, anche perché provando il colpaccio mantiene il secondo posto, certo. Quindi voglio dire, la cosa non è che è lì degli altri. Credo che oggi i risultati sono stati buoni. Se il Pisa al 91esimo non avesse vinto, avesse fatto il quarto gol, noi saremmo riusciti a fare lo strappo rispetto alle inseguitrici. Questo certo, è importante anche per giocare tranquilli. Non scordiamoci, noi dobbiamo sempre giocare a Livorno, quindi voglio dire, la gara diretta potrebbe essere quella decisiva, così come oggi noi siamo dietro perché il Livorno ha vinto a Siena non meritatamente, credo insomma il pareggio sarebbe stato più giusto, noi possiamo benissimo vincere a Livorno e quindi ripristinare le cose, quindi dobbiamo senz'altro avere la massima aspirazione e puntare al massimo. Poi sono d'accordo, se arriva al secondo posto, vai, pazienza. Abbiamo rivisto anche il palo di Marotta, questo per legittimare insomma la vittoria del Siena con la Gianni Arminio, che ripeto, non, come ha detto Giulio Valenti nel servizio, non perdeva in casa dal 15 settembre, questo è un altro dato appunto su questa gara. Vorrei rivedere un attimo, anzi no, direi di andare a ascoltarci quello che ha detto alla fine della partita il tecnico Michele Mignani, poi ci riguardiamo anche la classifica, la analizziamo meglio con Luca Lucchini, ma ascoltiamo le parole di Michele Mignani al termine della gara.
portare quegli altri, bisogna lavorare su se stessi e provare a vincere, ma è difficile su tutti i campi, ma lo vediamo domenica e domenica, qui è difficilissimo vincere, ci siamo riusciti soffrendo, ma come è normale che sia, e siamo contenti perché la Gian è la squadra che una delle squadre che ha rendimento più alto in casa, quindi questo vale ancora di più. Quindi non si può dire che è una lotta due, visto che la Viterbese ha perso e si è rimasti voi di Livorno, c'è anche Pisa ma un po' staccata. Ma a me piacerebbe dirlo, ma non credo che si possa dirlo, perché secondo me ogni giornata ci possono essere delle sorprese. La Viterbese ha perso proprio a Piacenza, che è una squadra che lotta per la salvezza, quindi non c'è nulla di scontato. È chiaro che le squadre che probabilmente in questo momento sono più avanti hanno fatto qualcosa in più in termini di risultati, e per me ci sono meritatamente. Poi ecco, la condizione degli altri non la posso sapere, ma nemmeno mi interessa saperla, per cui noi andiamo avanti lavorando su noi stessi. Già la partita con Zona in generale si aspettava così difficile. Guarda, io scusa, guarda, io scherzo spesso con i miei dirigenti, perché io ritengo la partita con la Giana una delle partite più difficili del campionato. All'andata, proprio per questo, in virtù di questo, cambiamo modulo di gioco e oggi abbiamo acquisito delle certezze e non l'ho voluto fare per non mettere timore nei miei giocatori, però io sono convinto, cioè la Giana è una squadra che a me piace di più già dall'anno scorso quando io ero Olbia, perché propone un bel calcio, un calcio propositivo, giocano la palla spesso a terra, hanno qualità nella gestione del possesso e non per niente sono il secondo miglior attacco, sono quinti in classifica e non per niente non perdevano da settembre. Infatti si è vista la festa alla fine dei suoi giocatori, insomma sembrava di aver vinto, non dico il campionato, ma quasi. Ma sai, la festa dei nostri giocatori magari non è tanto per la vittoria qui a Gorgonzola, ma per il fatto che comunque un minimo di pressione ce la sentiamo addosso e ci ha richiesto dall'ambiente tutta la settimana di vincere le partite, e quindi quando poi vinci una partita soffrendo in questo modo con l'aiuto di tutti, a partire dal portiere, arrivare fino all'ultimo, al nostro magazziniere, che non è l'ultima persona, ma cercate di passare il termine, è normale che poi ci sia gioia e felicità, consci del fatto che abbiamo fatto, chiamiamola una piccola impresa, ma che poi in teoria dovremmo noi abbiamo vinto diverse volte in trasferta, e quindi l'abitudine non si fa male. Questo risultato, anche in virtù del fatto che il Livorno riposava, che ci dà ulteriore autostima, consapevolezza e voglia di credere in quello che stiamo facendo. Aggiornamento per quanto riguarda il volley, terzo set che si è aggiudicato Tuscania per 25-19 con l'Emma Villas nella giornata della Pool A, quindi per il momento 2-1 il risultato fra Tuscania e Emma Villas al Pala Malè. Abbiamo ascoltato le parole di Michele Mignani, Luca, sempre molto pragmatico, però un pizzico di, come dire, ambizione in più ho ascoltato dalle parole di Mignani questa sera. Forse comincia a crederci anche il tecnico, insomma, su questa possibilità di accorciare davvero sul Livorno. Io penso che ci credano loro, perché in effetti, come si diceva dianzi, hanno dimostrato di poter essere come minimo la pari del Livorno. È chiaro che anche lui l'ha detto, no? In casa un po' di pressione, vogliono che si vinca sempre, ma d'altronde ci hanno abituato male loro, nel senso, se loro certo Facevano un campionato di mezza classifica, come all'inizio si poteva tutti un po' pensare, nessuno avrebbe preteso grandi cose. Preferisco pretendere, sinceramente. Esatto. A questo punto noi, voglio dire, ci hanno abituato male, perché nel momento in cui hanno dimostrato di non essere inferiore a nessuno, nel momento in cui
anche la campagna acquisti, devo dire, se lo scorso anno era stata fallimentare, noi l'abbiamo detto più volte, lo ripetiamo anche ora, certo, quest'anno è stata quasi tutta azzeccata, anche l'arrivo di Santini, e voglio dire, mi sembra un'ottima, una pedina che si è inserita in pieno, al di là che ha fatto un solo gol, però tutte le volte è pericoloso, è attivo, gioca la squadra, è anche cattivo nel suo, certo, modo di giocare, quindi voglio dire, è chiaro che si deve pretendere, è anche chiaro che quando si gioca in casa, visto che, insomma, ho detto che non siamo tantissimi ancora, ma dovremmo essere, però il pubblico c'è, e insomma, sperare di portare a casa una serata tranquilla e divertirci sarebbe meglio. Ora stavo rivedendo Londanini, pensa te se fosse andato in porta e avesse stato gol dopo la papera di Alessandria di pane, se oggi Londanini avesse infilzato pane in quella maniera come ha fatto, e poi a questo punto, perché spesso il calcio sono episodi, no? Assolutamente, cioè, ecco, voglio dire, assolutamente, non era neanche un errore, perché non si sono capiti, ha toccato la palla, bastava mezzo metro in più e noi si prendeva il gol e eravamo, magari si perdeva anche la partita, insomma. Sì, in realtà poi quando vai a analizzare le gare, a me piace questa squadra, Luca, perché è vero, sì, ci sono stati dei passaggi a vuoto, però complessivamente c'è stata un certo tipo di continuità e soprattutto di crescita rispetto anche a quello che abbiamo visto quest'estate a Castel del Piano. Qui si vede molto il lavoro di Mignano e di Vergassola, no? Secondo me hanno lavorato molto bene e ripeto, è una squadra che è anche divertente e gioca bene a calcio, perché il Siena gioca bene, ci sono alcune squadre che sono nella parte alta della classifica solamente perché hanno un paio di bombe che magari ogni volta gli arriva il pallone lo mettono dentro, che in area sfruttano qualunque errore degli avversari, eccetera. I nostri sono tutti, ora a parte il gol oggi su calcio d'angolo, ma sono azioni manovrate, sono, certo, cose studiate, sono cose che si vede, hanno dietro un retro lavoro molto importante, per cui credo e penso che Michele e Vergassola abbiano lavorato molto bene, ecco perché appunto poi non si cerca la perfezione, allora qualche volta magari si critica qualche cambio, qualche volta, certo, si vorrebbe qualcosa di diverso, perché insomma la perfezione non si raggiungerà mai, però questa è una squadra che fa divertire e fra l'altro, mentre fino a poche settimane fa facevamo diversi sbarioni in difesa, perché in ogni partita almeno un paio grossi le facevamo, ora ultimamente... Anche la difesa si è assestata. Sì, mi sembrerebbe di sì. Allora, noi facciamo una piccola pausa su Domenica Sport Sera e poi torniamo per ascoltare altre voci, per analizzare ancora insieme a Luca Luchini questa vittoria del Siena fuori casa. State con noi. Eccoci tornati in diretta, stiamo analizzando insieme a Luca Luchini la vittoria della Robur Siena sul campo della Gian Erminio. Vorrei riguardare un attimo risultati e classifica insieme a Luca per fare un po' anche il punto della situazione. Li abbiamo visti in apertura di questa sezione di Domenica Sport Sera dedicata alla Robur, però le vorrei rivedere insieme perché, Luca, questo è un campionato che riserva sempre sorprese. Il Pisa che vince a Olbia con l'Arzachena all'ultimo minuto, la Viterbese che perde pesantemente sul campo della propria Cienza per 3-1 e anche l'Alessandria che un po' si inceppa con una buona squadra comunque come il Monza, sono risultati insomma che testimoniano il fatto che il campionato comunque è un campionato molto equilibrato, no? Sì, il campionato è molto equilibrato, comunque vedi che grosso modo l'Olbia che è una buona squadra è andata a vincere a Pistoia, l'Arzachena è tosta, voglio dire, perdevano 3-1, erano andati 3-3, insomma, certo, quindi è una squadra e l'ha fatto vedere anche con noi, insomma, no? Perché ci ha fatto fare il sangue amaro fino all'ultimo minuto, insomma. E la sorpresa è la Viterbese fra l'altro aveva passato il turno in Coppa Italia in settimana, può darsi, sì, abbia pagato un pochettino anche quello, perché noi si dice sempre che è brutto trascurare gli altri obiettivi, no? Però poi alla fine probabilmente quando non c'è grandi cambi, aver giocato in settimana può avere anche inciso, insomma, quindi diciamo che la sorpresa è stata la Viterbese, la Carrarese come vedi ha vinto 4-0 al Prato, la Carrarese abbiamo visto domenica scorsa è una buona squadra, al di là che poi noi non abbiamo fatto grandi cose, quindi direi che i derelitti, i poveretti dell'Arezzo in questo momento che sono in crisi hanno altri problemi, oltre quelli di campo, esattamente, quindi vuol dire hanno fatto anche troppo. Ecco, l'Alessandria mi fa piacere che si sia un po' bloccata, perché in effetti l'Alessandria, al di là della battuta d'arresto con noi, che doveva essere una battuta d'arresto totale, invece, certo, purtroppo è stato un pareggio, ultimamente stava macinando forte, aveva vinto tutte le partite, quindi il fatto che si sia un po' bloccata insomma ci dà un po' di respiro. Ci vediamo anche la classifica per insomma, fare il punto della situazione anche da questo punto di vista, scusate il gioco di parole.
due punti di ritardo della Robur dal Livorno, il Pisa che comunque è in gioco perché 47, la Viterbese lo stesso perché la battuta d'arresto c'è stata, però 6 punti sono ovviamente pochi. E poi c'è questo gap, questa volta da questa giornata è la Carrarese a guidare il gruppo delle inseguitrici, insomma una classifica che si fa interessante, Luca. Per noi si fa interessante sicuramente, appunto dobbiamo cercare di fare il voto dietro per poi sperare di arrivare davanti, ma questo è un discorso che vedremo dopo. Però quando si dice appunto che il campionato è equilibrato, te vedi che tra Carrarese e Pistoiese sono 9 squadre nel giro di 5 punti. Quindi chiaramente quando te vai a giocare con il Pontedera che è sest'ultimo, perché se non erro c'è una insomma c'ha 6-7 squadre dietro e basta, sì. O vai a giocare la Carrarese e quinta, non ci sono grandi differenze, ecco perché il campionato è molto omogeneo e equilibrato. E quindi le partite non sono mai facili, la propria scienza che appunto si diceva di anzi è in lotta per retrocedere, e lo è anche oggi pur avendo vinto, bene o male è a 3 punti da questo gruppone che poi si lotta all'ingresso nei playout. Certo. Che, insomma, ecco, è chiaro che campionato, al di là forse delle ultime 2 o 3, e nelle ultime 2 o 3 noi abbiamo dato 2-3 punti al Cuneo e un punto al Gavorrano, e questo appunto mi rode dentro. Per il resto ogni partita diventa difficile, quindi fino in fondo sarà equilibrato. Tra l'altro anche con il Prato in casa il Siena ha vinto 1-0, sì, però insomma ha faticato un po', sì, sì. Ha faticato un po'. Allora io direi di ascoltarci quello che ha detto anche alla fine della partita Stefano Guberti, e poi torniamo a analizzare la situazione del Siena. Stefano Guberti. Sì, siamo partiti bene, già dopo un minuto siamo entrati in sfida in area loro, dopo anche pochi secondi. Siamo riusciti a sbloccare la partita e abbiamo avuto pure qualche situazione dove potevamo fare 2-0. Non è facile venire a giocare qua perché comunque mi fa piacere che una squadra anche in Serie C comunque prova a giocare come fanno loro, è una cosa piacevole, perché comunque è bello giocare contro squadre che giocano a calcio. Quindi è stata una bella partita, combattuta, lottata, siamo stati abbastanza furbi in certi momenti e siamo stati bravi anche in altri. La composizione è sempre questa, questo comunque sbagliato tanto, era anche difficile. No, in teoria siamo partiti con un'idea di gioco, in teoria diciamo che noi giochiamo 4-3-1-2 per modo di perdere. Partiti così? Esatto, poi dopo abbiamo cambiato perché abbiamo visto che facevamo un po' di fatica a uscire sugli esterni, ci mettevano un po' di difficoltà magari con qualche cross, e quindi ci siamo messi diciamo a 4 anche in mezzo, e quindi mi sono abbassato e abbiamo giocato 4-4-2 diciamo, per dare dei numeri. È una cosa che abbiamo fatto altre volte, che nei momenti di difficoltà magari ci può stare, quando ovviamente giocando nel modulo che giochiamo solitamente sugli esterni facciamo sempre un po' di più fatica a uscire eccetera. Gianna è brava a muovere palle, quindi ci mette un po' di difficoltà, e secondo me quando abbiamo cambiato abbiamo sofferto molto meno, abbiamo concesso solo qualche cross senza rischiare praticamente nulla. Tra l'altro sono 3 punti pesantissimi, lo diciamo anche prima al mister, che se comunque di Livorno pareggiata, pareggiata. Voi siete a -2, insomma il primo posto di fatto si può guardare con un briciolo di tifo in più. Beh, per come eravamo un bel po' di parte fa, che avevamo -12, sicuramente abbiamo fatto uno step importante. Dobbiamo crescere ancora perché venivamo da 3 pareggi, da 2 partite che eravamo in vantaggio fino all'80esimo e passa, e le abbiamo pareggiate. Quindi penso che si vada a compensare tutto per fine anno. Noi dobbiamo sapere che abbiamo l'opportunità di portare dal fastidio, dobbiamo cercare di far bene come abbiamo fatto oggi di partita in partita, poi dopo che noi riusciamo a fare quello che riusciamo a fare, vedremo cosa faranno gli altri. Luca, secondo me questo è un giocatore molto importante, è un giocatore che forse ancora non abbiamo visto al 100%, anche se insomma nelle ultime partite il suo apporto è stato veramente importante, però è un giocatore di un'altra categoria. Ma io l'ho detto di anzi, secondo me è un giocatore che non leverei mai, cioè io costringerei gli altri a correre anche per lui, perché onestamente ogni volta che tocca la palla inventa qualche cosa di bello. Poi è chiaro, anche lui qualche volta ha giocato meno bene, qualche volta ha sbagliato qualche cosa, però ha il tiro, ha il dribbling, ha l'intelligenza di poter lanciare, ha il lancio lungo, quindi vuol dire, ha tutte le e in più ha esperienza. Fra l'altro è anche una persona intelligente, e credo che la prima battuta che ha detto stasera sia significativa. Ha detto: è bello giocare alle squadre che fanno giocare, certo, e che giocano a calcio. Ecco, certo, il nostro problema è questo, probabilmente ogni volta che noi giochiamo a rastrello le altre vengano per, chiudono, per certo, non giocare e per non far giocare noi, e allora troviamo difficoltà.
quando andiamo in trasferta, specialmente con squadre abbastanza ambiziose, abbastanza strutturate come queste, ci affrontano a viso aperto, e quando le squadre ci affrontano a viso aperto, allora rischiano molto con noi. Sono d'accordo, Stefano Guberti comunque è un giocatore, un acquisto dell'ultimo minuto di agosto, che ha dato forse quel segnale, forse anche un po' alla squadra, no? Che poteva ambire a qualche cosa in più, sicuramente a far meglio rispetto allo scorso anno. Quello dello scorso anno è un campionato, insomma, che ci ha depresso. La speranza è che invece questo campionato ci dia qualche spinta positiva in più, al di là della classifica che abbiamo visto, Luca, però questo lo voglio sottolineare, è un altro Siena, insomma, questo. Sì, diciamo che quando abbiamo cominciato il campionato tutti eravamo convinti che peggio di l'anno scorso era difficile fare, sì. E quindi già questo era positivo, però devo dire che questi ragazzi ci stanno riconciliando con il calcio, ecco, per cui torno al discorso di anzi, sarebbe bello che i tifosi, quando, specialmente quando ora il tempo comincerà a essere un pochino più clemente, perché capisco che per certe persone venire allo stadio la sera alle 8:30 quando piove, è freddo, il gelo eccetera, e anche qui la Lega non ci aiuta per niente, assolutamente, sono cose impensabili farci giocare la sera dopo cena, insomma, a queste condizioni, quando appunto il tempo sarà un po' più clemente, che il grande pubblico di Siena si riappacifichi totalmente con la società, con la squadra e tutto, perché le beghe societarie non ci devono interessare, la società per il momento sta lavorando bene, se poi dopo ci saranno cose da chiarire lo faranno. Lo vedremo. I giocatori stanno dando al massimo, perché anche quando non hanno fatto risultato l'impegno c'è sempre stato, devo dire, non abbiamo mai visto nessuno che non ha fatto quello che doveva fare, per cui ecco, sarebbe bello che Siena riscoprisse il calcio con l'entusiasmo di qualche anno fa, ma non tanto anni fa, perché quando abbiamo vinto il campionato in Serie D, voglio dire, veramente ci siamo divertiti, abbiamo avuto un campionato in cui abbiamo seguito tutti la squadra in trasferta, grandi masse di persone, quindi ecco, eppure il livello era veramente basso. Ora il livello è più alto, stiamo giocando molto bene, abbiamo dei giocatori che ci fanno anche divertire. Sono tutti gli ingredienti giusti, insomma. Sì, sì, mi auguro di sì. Questa è la speranza. Ci ascoltiamo anche quello che ha detto alla fine della partita Danilo Bulevardi e poi cominciamo a parlare del prossimo turno. Lo ascoltiamo insieme. Contento, è stato un momento difficile, però sono sempre stato sul pezzo, quindi mi serviva questa opportunità per potermi un po' riscattare, per dare una mano al gruppo, quindi sono contentissimo, sono partito dall'inizio, ma speriamo di continuare sempre così. Senti, la partita come l'hai vista? Un approccio che si è visto molte altre volte quando il giocatore ti aspetta, mentre in casa sono fatto più fatica nei primi tempi. Dall'altro il tuo gol è l'ultimo che hai fatto nel primo tempo a Siena, quindi insomma raramente segnate nel primo tempo a Siena, mentre in trasferta vi iniziate meglio a gara. Come te lo spieghi questa differenza? Non me lo spiego, so solo che in trasferta abbiamo più, non so, forse più personalità di affrontare partite, cosa che magari dovremmo avere più in casa. Abbiamo iniziato la partita bene, abbiamo giocato a calcio i primi 20 minuti, dopo appena abbiamo segnato magari ci siamo un po' abbassati, abbiamo rischiato qualcosina, però poi tutto sommato anche il secondo tempo ci siamo rimessi lì tutti compatti. Non abbiamo rischiato qualcosa di grosso, è stata una partita molto difficile. Siamo tutti contenti di aver portato questi tre punti, perché sono fondamentali, danno morale, e contro una squadra del genere è sempre morale e piacere vincere, portare questi punti a casa. Certo, non sei rimasto a terra, c'è un punto in secondo tempo, che era successo? Quando alla fine? Sì, alla fine. Sono andato incontro al portiere, lui per spostarmi mi ha dato una spallata qua, mi si era bloccato il respiro. Bulevardi ha spiegato anche il problema fisico che ha avuto durante la partita, giocatore che rientra titolare dopo alcune partite in panchina. Effettivamente Cristiani, Gerli e Vassallo avevano fatto molto bene, oggi Mignani ha scelto Bulevardi, giocatore, come diceva Luca Lucchini in apertura della trasmissione, della parte dedicata alla Robur, giocatore però di fisico, di carattere, che serve
molto secondo me a questo centrocampo, anche se Cristiani aveva fatto molto bene allo stesso tempo. Io credo che la metà campo sia una delle dei reparti più numericamente allestiti bene da parte della, della società, quantità e qualità, e Mignani può sempre scegliere bene. Sì, direi di sì, anche pensiamo che Cruciani è sempre fuori, era arrivato con delle credenziali certo. ottime, insomma, fra l'altro quando è stato impiegato anche fuori ruolo probabilmente, e quindi si è anche sacrificato. Ecco, ha pagato l'esplosione di Gerli. Esatto, Cruciani. Perché Gerli in effetti non sbaglia mai partita, quindi è difficile toglierlo. Però ecco, dobbiamo rendere merito a questi ragazzi del centrocampo specialmente, perché sono in diversi che giocano bene, che poi ci sono anche gli altri che sono rimasti quasi sempre fuori, che ogni volta che vengono chiamati in causa danno il massimo, non si deprimono, e anzi mi sembra lo spirito di gruppo ci sia, che quando si fa rete, ora ormai non possono più entrare in campo, ma prima entravano tutti in campo certo. e festeggiavano tutti al massimo. E abbiamo quindi, visto anche l'esultanza alla fine della partita, no? Esattamente, di tutta sì, la panchina. Quindi evidentemente c'è un doppio lavoro, cioè Mignani e Vergassola sono bravi a tenere coesi il gruppo, anche se come ha fatto capire Boulevardi, quando si rimane fuori girano parecchio le scatole, certo. è normale che sia così, anzi è doveroso che sia così, e dall'altra parte hanno trovato evidentemente professionisti seri che vogliono dare il massimo e che anche quando sono messi in seconda linea forse cercano di migliorare ancora di più per poter dimostrare che l'allenatore ha sbagliato. Quindi questo alla fine del gioco, considerato che il campionato è lungo e che probabilmente dovremo andare a fare play, sarebbe una, è una cosa senz'altro positiva. Allora ci guardiamo anche il prossimo turno, siamo quasi in chiusura per quanto riguarda questa parte di Domenica Sport Sera, poi daremo come al solito la sfera fra i piedi di Giovanni, metaforicamente fra i piedi di Giovanni D'Agostino, per il calcio dilettanti. Questa la 27ª giornata, l'ultima che si giocherà per il girone A di domenica, per fortuna tutta domenica. Prato Alessandria, Arzachena Gavorrano, Pistoiese Gian Erminio, Arezzo Livorno, Pisa Lucchese, Robur Siena Olbia, Cuneo Pro Piacenza e Monza Viterbese alle 14.30, alle 16.30 ci sarà Piacenza Pontedera, riposerà la Carrarese. Dalla settimana successiva il girone A giocherà il sabato pomeriggio, quindi ci sarà questo cambiamento nella Lega Pro. A me non piace questo continuo scombussolamento del calendario, ma tant'è, questa è la situazione. Su questa giornata, allora Luca, abbiamo detto Robur Siena Olbia, partita antipatica anche questa ovviamente, poi ci sono alcuni derby, Arezzo-Livorno, Pisa-Lucchese, anche se il Livorno va a Arezzo obiettivamente in una situazione influenzata da una società ormai allo sbando, quella dell'Arezzo. Ma sentendo le dichiarazioni di oggi rischiano addirittura di non giocare, perché certo. hanno detto che questa era l'ultima partita che giocavano, se non riscuotono non giocano, per cui potrebbe anche darsi che Livorno trovasse o la squadra dei ragazzi o addirittura non trovasse nessuno. E quindi questo a noi ci danneggerebbe. Questo, scusami Luca, è un segnale sì. non bello, abbiamo raccontato nei mesi scorsi delle disavventure del Modena, l'Arezzo è in una situazione molto simile, ci sono altre società veramente in equilibrio precario, è un segnale insomma non bello al di là di Arezzo, Modena o Vicenza o altre situazioni. Insomma. È un segnale che dimostra che la Serie C fatta così non ha senso. Perché con tutte queste squadre spendono tutti un sacco di soldi e non ci sono ritorni di nessun genere, per cui chi vince il campionato si salva perché va in Serie B, a quel punto trova un'altra situazione, chi rimane lì ogni anno spende senza sperare di poter recuperare. È evidente che poi sì, alcune situazioni si incancreniscano, come quella appunto dell'Arezzo, ma come insomma noi siamo purtroppo maestri, siamo stati maestri anche in questo, e quindi ci sono molte squadre a rischio, e questo è molto brutto, è brutto per i giocatori perché rischiano di non riscuotere e di rimanere a casa, per i tifosi perché l'Arezzo, leggevo oggi, mi pare la quarta volta nell'arco di pochi anni che è in queste situazioni, e per il calcio in se stesso, perché insomma pensare che magari davvero il Livorno domenica possa andare a Arezzo e non trovare l'avversario, non trovare i ragazzi, certo. è veramente una cosa deprimente, quindi chiaramente bisogna riflettere sì. davvero su questa organizzazione del calcio, e poi i risvolti insomma a livello nazionale purtroppo li vediamo con la non partecipazione ai mondiali, che secondo me non è una cosa
non legata, no? A tutto il movimento poi calcistico. È sicuramente legata, ma quello che è brutto è vedere il teatrino attualmente delle nomine in FIGC, in Lega, eccetera, sette da una parte, sette da quell'altra, quello che esce da una poltrona e vuole entrare in quella vicina. Cioè veramente è uno spettacolo deprimente di persone che dimostrano e pensano solamente ai propri interessi, ma che del calcio non gliene frega niente, eppure molti di questi ci hanno campato e ci campano in maniera anche molto tranquilla e serena, senza fare grandi sforzi lavorativi. Ecco, quindi. Esatto, con una poltrona abbastanza comoda, sì. Diciamo così. Direi, ecco. Di sì, direi di sì. Allora, io siamo in chiusura, volevo aggiungere qualcosa sulla giornata, se la rivediamo insieme. Ovviamente abbiamo detto Arezzo-Livorno, il Pisa che comunque ospita una squadra come la Lucchese, che è una squadra da prendere con le molle, e la Viterbese che va a Monza su un campo difficile. Sì, noi abbiamo una partita molto difficile, l'Olbia è una squadra forte che riesce anche a pungere in contropiede, ecco i rischi che si possono correre, che poi qualche volta può anche darsi nella testa dei ragazzi ci sia meglio pareggiare che perdere, no? Come è successo con il Pontedera, con Livorno, eccetera. Quindi nostra partita difficile, la Viterbese partita difficile anche per loro, perché Monza non è un campo facile, il Pisa sulla carta è più facile, però è un derby, e Livorno appunto è quello più facile di tutti. L'Alessandria probabilmente ci sta che ricomincerà a macinare punti, risultati e punti, però l'importante sarebbe noi si vincesse, poi gli altri possono fare qualsiasi cosa. Si guardano dopo. Grazie, grazie davvero a Luca Luchini per essere stato con noi questa sera per commentare la vittoria della Robur sul campo della Gian Erminio. Chiudiamo qui questa sezione di Domenica Sportsera. La palla passa a Giovanni D'Agostino al calcio dilettanti. Ovviamente Domenica Sportsera tornerà domenica prossima. Un ringraziamento ai tecnici, alla regia, alla redazione sportiva di Radio Siena TV, a Luca Luchini ovviamente, e soprattutto a tutti voi che ci avete seguito. Naturalmente restate con noi, la conclusione di Domenica Sportsera con Giovanni D'Agostino e poi tutta la programmazione di Radio Siena TV. Grazie a tutti e buona domenica. Buonasera di nuovo insieme, Domenica Sport Sera. Ringrazio per il consueto assist di Alessandro Lorenzini. Apriamo, come anticipato, appunto la nostra pagina dedicata al mondo dei dilettanti. Oggi faremo un po' il punto su un girone interessante di seconda categoria, ed è il girone I, e lo faremo con il mister dello Staggia, Francesco Regoli. Mister, mi senti? Sì, ciao Dago, buonasera. Ciao, bentornato, bisogna dire, perché sei già stato qui ospite con il tuo Staggia in studio e le cose continuano ad andare bene, siete contenti? Grazie a te, è un piacere sempre essere presente alla tua trasmissione. Sì, è un momento direi magico, siamo veramente molto contenti di quello che stiamo facendo. Eh sì, davvero un momento magico, ma al momento si è allungato parecchio, perché tutta una stagione direi da incorniciare. Te lo aspettavi, te l'ho domandato anche quando eri in studio, ma ora, ora che mancano sempre meno giornate alla fine, te lo posso chiedere anche con più ragione, te lo aspettavi all'inizio stagione? Ma guarda, io sono sincero, quando il presidente mi ha chiamato in estate, mi ha detto che avrebbe voluto fare una squadra forte, io ho subito creduto nel suo progetto e sì, sinceramente all'inizio sono andato un po' in difficoltà, ma come sai è un gruppo nuovo, hanno dovuto ricostruire un po' tutto dopo la salvezza dell'anno scorso. E niente, ora in questo periodo è un periodo dove veramente sta girando tutto, io devo fare solo complimenti ai ragazzi perché veramente stanno facendo qualcosa di meraviglioso e ripeto, crediamo in un sogno che al momento deve rimanere tale. Il primo punto, è vero, di cui volevo parlare è proprio questo, me l'hai accennato subito te, quello del nuovo gruppo. Non è mai facile quando si cambiano tantissimi giocatori dopo un play-out, lo Staggia si è salvato all'ultimo secondo l'anno scorso, è giusto ricordarlo, e cambiando tantissimi giocatori, come hai fatto con te e il tuo staff a amalgamare subito il gruppo? Perché è quella la cosa, una delle cose più difficili, no? Nei dilettanti il gruppo vuol dire tanto, e voi ci siete riusciti da subito. Ma
guarda, sinceramente sì, un po' anche la fortuna di avere a disposizione un gruppo di ragazzi veramente eccezionali. Io quando sono arrivato ho chiesto a loro la massima disponibilità in tutto e per tutto e mi stanno ripagando veramente alla grande, ma non solo con i risultati, ma ripeto, anche con la disponibilità che tutte le settimane mi mettono a disposizione. Sono veramente, ripeto, dei ragazzi fantastici, prima uomini che giocatori, ed è un piacere allenarli, veramente. Tra l'altro, insomma, un mister ti conosciamo ormai, giovanissimo, tutta la carriera davanti, però insomma, tosto, come si dice nel gergo, insomma, i giocatori le vuoi il massimo e le fai lavorare, insomma. Ma guarda Dago, io credo molto che siamo i dilettanti, che le cose o vengano fatte nel modo migliore oppure è bene non farle, cioè credo nel lavoro e nel sacrificio siano poi quelli che alla fine ripagano sempre in fondo ai campionati. Io come dico sempre ai giocatori, noi bisogna uscire dal campo e dal campionato senza nessun rimpianto, perché poi sarebbero quelli che ci farebbero stare male in fondo. E, ripeto, i ragazzi escono dal campo tutte le domeniche, veramente ci hanno dato tutto, e questo a me mi mette di gioia, al di là di quello che poi riusciremo a fare in fondo all'anno. E ora andiamo a vedere anche i risultati di giornata, perché un'altra domenica importante per voi, ma per tutto il campionato ovviamente, oggi un 4-0 che lascia i commenti solo positivi ovviamente. Com'è andata oggi? No, guarda, oggi ci devo dire che è stata veramente la partita perfetta, nel senso che dopo 10 minuti siamo riusciti a sbloccare una partita che comunque si presentava complicata, perché sai benissimo che quando andiamo a giocare contro squadre che hanno una tendenza non è mai semplice. Niente, siamo riusciti a sbloccarla, ripeto, dopo 10 minuti, poi al 30° abbiamo raddoppiato e da lì poi è stato tutto in discesa, quindi diciamo oggi la partita veramente perfetta. Davvero un risultato rotondo, un 4-0 che smuove ancora la classifica, che andiamo a vedere insieme, una classifica importante, sta evolvendo in una maniera davvero interessante perché siete in piena lotta playoff, 10 punti dalla vetta, però mi parlano di un Malmantile e di un Cerbaia, davvero due corazzate per il girone, state lottando da protagonisti, quindi siete soddisfatti? Sì, guarda, vedevo oggi, mi hanno detto i miei collaboratori, è l'ottavo risultato utile consecutivo che facciamo oggi, sì, siamo veramente contenti. Il Cerbaia e il Malmantile, sì, sono due squadre che sono state, diciamo, costruite per vincere questo campionato. Noi, come dico ai ragazzi, è un sogno in cui dobbiamo credere e non deve diventare un'ossessione, perché se dovesse diventare un'ossessione è sicuro che non arriveremo da nessuna parte. Noi dobbiamo essere orgogliosi e contenti di aver riportato lo Staggia a giocare tra i primi della classe, quindi ripeto, dobbiamo essere contenti con entusiasmo, con molta serenità e tranquillità, fare questo rush finale e poi ripeto, vedere come andrà a finire, ma già contenti di giocare con i primi della classe. E tra l'altro, insomma, si parla, no? Si dice di guardando la classifica. Staggia nobile decaduta, no? Come si può dire, invece c'è l'aria, guardando anche la classifica, di aprire un ciclo, ne sei convinto? Ma guarda, io lo spero e mi auguro vivamente, a prescindere di quello che io farò, perché un gruppo di ragazzi che sono riusciti a trovare e a costruire quest'anno non è facile avere la fortuna di avere a disposizione questi ragazzi, quindi spero che la società, il presidente riesca in tutti i modi a mantenerlo questo gruppo, perché veramente ci sono delle ottime basi per creare proprio il futuro. Guardando la classifica, poi ovviamente la Staggia, il tuo Staggia è la prima tra le senesi, in difficoltà come il Berardenga, come il Castellina Scalo, il Radicondoli dopo, se non sbaglio, 5 sconfitte consecutive, un pareggio, poi si è rilanciata oggi vincendo la partita odierna, siete felici anche di questo piccolo derby tra le senesi? Ma guarda, noi guardiamo in casa nostra, ripeto, noi siamo veramente orgogliosi di essere dove siamo, con serenità ci giochiamo queste ultime 9 partite, essendo contenti di giocarci appunto un campionato. Gli altri sì, hanno trovato un po' di difficoltà, ma come abbiamo trovato noi a un certo punto, novembre e dicembre, quindi tutte le squadre, bene o male, durante l'anno hanno un periodo
magari sotto tono, sì, però di Benga, ma anche da Di Londra, molto, ripeto, in periodo no, però come vedi poi sono sempre lì pronti a entrare nel clone che ho. Fa capire anche, mister, la, quanto è importante il campionato svolto, anche il fatto, per esempio, il Castelnuovo Bernardenga è una squadra forte, con un ottimo allenatore che fa giocare bene la squadra. L'anno scorso ha giocato la finale dei playoff per salire in prima categoria, quest'anno invece fatica in modo notevole, anche essendosi rinforzati. Quindi un girone tosto, possiamo dire. Sì, devo dire che è un girone veramente tosto, anche perché ripeto, le prime Cerbalo, Malmantino e Bianchinord è già da anni che sono state ottenute per vincere il campionato. Il livello è molto, molto, secondo me, molto più alto di un altro girone, e quindi presumo che anche loro abbiano trovato delle difficoltà rispetto all'anno scorso. Però ripeto, il livello tecnico è molto più alto rispetto al girone dell'anno scorso. Sì, sono d'accordo, un girone altamente competitivo. Riguardando e parlando della squadra nello specifico, oggi mi hanno detto il migliore in campo, Ndo, ormai con Sergio hai un grandissimo rapporto, sei contento di quello che sta facendo cose egregie? Ma Sergio non lo devo presentare io, Sergio è un giocatore che in queste categorie ha sempre fatto e sempre farà la differenza. Ha uno strapotere fisico che veramente è difficile da contenere, e anche quest'anno devo dire che al di là appunto dell'aspetto fisico è anche cresciuto come giocatore a livello tattico, e quindi è sempre una garanzia in queste categorie. L'allenatore ovviamente non vuole mai parlare del singolo, però ti ho fatto una domanda appunto su Sergio, se c'è qualche altro giocatore che ti ha stupito quest'anno. Immagino sei stato anche contento di ritrovare De Pau, no, a inizio anno. Sì, guarda, ti dico la verità, parlare del singolo non sarebbe giusto. Chi quest'anno veramente si sta costruendo, ripeto, il merito soprattutto i ragazzi, un qualcosa di meraviglioso a prescindere dal risultato finale, perché io tutte le volte che vedo scendere in campo questa squadra mi emoziono, perché veramente per quello che riescono a fare dentro il campo è qualcosa di straordinario. Quindi direi che è il collettivo e il giocare a calcio che sta facendo in questo momento la differenza. Non ti viene voglia ancora, mister, di calzare le scarpette, che sei ancora giovanissimo? No, guarda, ho deciso ormai, se non sbaglio, 6 o 7 anni fa, nel momento diciamo di massimo splendore, di mettere proprio al top, per magari non sentirmi dire guarda, è meglio che tu smetta, quindi ho preferito essere io a decidere di farlo. Artefice del tuo destino, giustamente, però hai sposato questa carriera da allenatore, anche l'esperienza con il Geggiano ovviamente, ora con lo Staggia, insomma una carriera e una vita da allenatore che ti piace, lo sento anche dalle tue parole, con quanta passione ne parli. Sì, ti ripeto, è stato quasi iniziare un intergioco, poi ritrovandomi ci sono sfide dentro la sfida verso la partita della domenica, è stata una gestione, un rapportarsi con persone, con ragazzi giovani, con persone magari anche più adulte, e quindi ripeto, per adesso io ci metto sempre il massimo impegno, aspettando tutto il meglio di me sotto ogni aspetto. E quindi ripeto, al momento, fino a che sento quella cosina dentro lo stomaco, lo faccio molto 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 volentieri. E lo sento delle sue parole. Quanto è cambiato il calcio da quando eri calciatore e sei diventato ora allenatore? Insomma, c'erano dei grandi spogliatori prima, ora mi ha detto di uno Staggia davvero fantastico sotto questo punto di vista. Cos'è cambiato? Ma cosa è cambiato? È cambiato molto, devo essere sincero, è cambiato molto, perché magari prima c'era più un attaccamento alla maglia che indossavi, c'era più un attaccamento al proprio compagno, adesso veramente trovare gruppi che ripercorrono e che vivono con certi valori è difficile. Quando hai la fortuna come me quest'anno, ripeto, di incontrarlo, riscopri appunto quella passione che io ho vissuto in spogliatoi importanti circa 10 anni fa.
non è facile, io dico sempre a noi ragazzi, avete la fortuna di fare uno sport bellissimo e dico sempre di darci dentro al massimo, perché poi al di là del risultato sportivo è uno sport che ti dà tanto anche nella vita di tutti i giorni. Beh, mister, parole fantastiche, per me lo sai, sono miele come queste parole per me, e sono d'accordo. Prima di lasciarti ti vorrei chiedere questo, ovviamente l'appetito vien mangiando, e quindi ti voglio chiedere, ma i playoff ormai è l'obiettivo di stagione, vi siete messi un obiettivo importante, che è quello di andare a giocarseli, di provare almeno. Ma certo, come ti ripeto, noi adesso mancano 9 partite alla fine del campionato, con molta serenità, molta tranquillità e tanto entusiasmo andiamo a giocarci queste ultime 9 partite dando il massimo livello che possiamo, e poi alla fine faremo i conti, è logico, adesso siamo là e balliamo fino in fondo. È davvero un ringraziamento speciale a te mister, ci sentiamo presto e magari chissà a fine anno ci rivediamo qui in studio, ritornate tutti, sarebbe un buon segno. Lo spero vivamente, grazie Dago e buonasera a tutti. Ciao mister, davvero un ringraziamento speciale a mister Regoli, un mister insomma che davvero ci tiene alla sua squadra, ai propri ragazzi, e lo staggia quest'anno, sta facendo davvero benissimo. Poi ci collegheremo tra poco, non so se è ancora possibile, per andare a sentire, è finita la partita, mi dicono, l'Emma Villas con Simone, andremo a sentirla appena riusciamo a trovare il collegamento, e insomma parlavo di mister Regoli, un super mister, un super staggia, è la prima delle senesi nel girone I, l'abbiamo visto, e si giocheranno tutto per provare a un sogno, a riportare lo staggia insomma in realtà dove dovrebbe essere, cioè nelle categorie superiori, quindi andremo a vedere e andremo avanti. Andiamo a vedere anche la top 11 di giornata, se è possibile, con i migliori, ovviamente scelti sempre e solo dai protagonisti. Sempre, eccoli qua, gli 11 speciali di oggi, con un Tiezzi fra le porte, tra i pali, scusate, il portiere del Guazzino, davvero una star cinesca oggi nel match contro il Tressa, para anche un calcio di rigore calciato da Bellandi e si aggiudica insomma la palma del migliore in campo per il Guazzino, e quindi tra i pali della top 11 senese, un portiere insomma dai trascorsi davvero davvero importanti, perché un ex foiano, insomma si parla di categorie superiori. Andiamo avanti nella top 11 guardando davanti il Pagliantini del Tressa, che è davvero strana la cosa, 2 nomination nella top 11 di fila, il Pagliantini, il difensore centrale ex Pianella da quest'anno al Tressa, una prestazione magnifica la sua, appunto contro Tiezzi e contro il suo Guazzino oggi. Ancora in difesa Merighi della Sorba, una grande prestazione la sua, si giocava in realtà il derby finito a reti bianche tra Ponte d'Arbia e la Sorba, i due difensori sono andati tutti e due nella top 11, parlo di Amerighi e Piazzi. Amerighi, la Sorba ex Asta Taverne, ex Tressa, insomma Mazzola, un giocatore davvero incredibile, e nonostante gli acciacchi fisici che lo attanagliano ovviamente purtroppo ogni stagione, Piazzi, lo diciamo tutti, il forse terzino sinistro del Ponte d'Albi, è stato il migliore in campo per i suoi nel pareggio odierno. Arricchiello del Radicondoli, suona la carica finalmente per un redivivo Radicondoli che torna alla vittoria 3-2 in un bellissimo match, doppietta se non sbaglio per Arricchiello, che impreziosisce ovviamente questa partita e questa vittoria, questi 3 punti importanti per il Radicondoli di mister Brandani. Valenti del San Miniato è sicuramente il migliore in campo, oggi nel San Miniato, e vince 7-0 addirittura contro il Ponzano, davvero un risultato notevole, un 7-0 tennistico direi. Pucci del Geggiano è il migliore in campo per quanto riguarda la squadra di Convito e compagni, proprio un gol di Convito regala la vittoria al Geggiano nel difficile campo delle Piazze, questo è stato il risultato nel girone N, quello più a sorpresa probabilmente, un gran Geggiano che vince sul campo delle Piazze, difficilissimo campo. Marabese del Badesse, nonostante la sconfitta e il cambio allenatore,
sappiamo che il secondo cambio di panchina per le Badesse, dopo Polidori, era arrivato Neri, esonerato anche Neri, oggi in panchina c'era l'allenatore Barluzzi delle giovanili, dei juniores. Vedremo poi nelle prossime ore cosa succederà per quanto riguarda la panchina delle Badesse, vedremo cosa deciderà il DS Stazzoni. Ndo dello stadio, l'abbiamo nominato prima con Mister Regoli, è stato il migliore in campo, davvero egregia la sua partita, anche a segno, un grandissimo giocatore, sta facendo veramente la differenza ora ma anche nelle stagioni passate, sicuramente in quelle future. Goracci dell'Acqua Viva non è una novità, un team che si è risollevato venendo dalla terza come matricola, sta facendo davvero egregie cose in un girone altamente competitivo di seconda categoria come appunto quello del girone N, quindi complimenti a Goracci e tutta l'Acqua Viva. Lucatti della Siena Lunghese, davvero il man of the match della partita, una partita che vince la Siena Lunghese 2-1, un match importantissimo, Lucatti ne fa due. E sono contento di dirvi, leggendo questa top 11 senese, che in studio mercoledì sera, ricordo l'appuntamento con Mondo Dilettanti, mercoledì sera 22:45 circa, avremo la squadra, la Siena Lunghese, qui con noi, Capitan Calveri e tutti gli altri protagonisti, e quindi parleremo anche di questa doppietta del grandissimo bomber Jack Lucatti, davvero sta facendo cose incredibili in un campionato altamente competitivo come quello dell'Eccellenza. Non riusciamo a contattare per il risultato dell'Emma Villas, quindi possiamo chiudere qua ricordando appunto mercoledì 22:45 Mondo Dilettanti, ne parleremo con i ragazzi e gli amici della Siena Lunghese. Intanto vi auguro una buona serata, si chiude qui Domenica Sport Sera. Buonasera.